Che gran dritto. 0-15. Aspettando che qualche spettatore si sieda. Fantastico anche questo dritto, da rivedere il movimento con il polso. Qui si vede piuttosto bene. Ma potesse giocare il cross e poi con il polso invece ha giocato dal centro. Ancora un dritto eccellente dal centro del campo verso il rovescio di Haas, 30-15. In controtempo ancora lo svizzero, e che copertura della rete, bravo. 40-15. Sempre quando si gioca comunque in avolé bisogna andare a coprire lungo linea. Guardate dov'era Federer, già 50 centimetri non al centro del campo ma verso il punto. E dove l'ha messa? Haas si arrabbia, come a dire, ma cosa mi hai fatto? Scambio lungo, Haas ha tenuto bene il palleggio, ha giocato anche profondo, ma cosa si è inventato Federer? Guardate come resta basso fino in fondo con la spalla e si alza solo dopo aver colpito la palla. Perfetta. La volée di rovescio di Federer, buono l'attacco, siamo ancora a parità. Una palla break Federer, due palle game Haas. Il passante di Federer. Haas ha giocato con molta attenzione il dritto, ha cercato la profondità e non la potenza. Bravissimo Federer a giocare questo passante con il polso. Recuperato il mini break, 5-4. Sì, fantastico, c'è anche il pugnetto di Federer perché ha giocato davvero un colpo eccezionale, tutto con il polso rallentato, ha provato invano a tuffarsi Haas, 0-40, altre tre palle break. Accelerazione di dritto. E grande volé. 4-1. Federer, terzo set. Ma controllato bene questo punto. Smash a rimbalzo profondo.
e poi discesa a rete quasi in sordina. Siamo al match point. E finisce qui. Roger Federer conquista la 40ª vittoria consecutiva sull'erba. Batte Tommy Haas nella semifinale della parte alta del torneo di Halle 6-4, 6-7, 6-4, 6-4, 6-7, 6-3. Un Federer che però non ha entusiasmato.